Hi, Chuck Valsec. I'm a writer at Valve Software, working on Portal 2. Yes. So that was a concern when we first. Questo è strettamente legato al concetto stesso dietro a Portal 2, ovvero tutto il team si è concentrato nel capire quello che ha reso speciale Portal e capire come questa piccola ma compatta idea possa essere utilizzata. Just panic. My idea was just adding 50 feet to every hallway. La mia idea era di rendere ogni livello 50 passi più lungo, ma poi persone più intelligenti hanno prevalso e adesso il gioco è molto più bello. L'idea di base è come espandere il gioco in un numero superiore di modi, per esempio aggiungendo più personaggi, più aree da visitare. Per esempio in Portal vediamo solo i laboratori dei test e di sua retroscena, mentre in Portal 2 vedremo tutte le ambientazioni che circondano Aperture Science, o avremo anche la modalità cooperativa. Tutto questo lavoro di espansione del gioco è stato portato avanti cercando di mantenere il feeling che ha contraddistinto Portal. È la cosa più importante. Certo, anche perché tutte le cose tipo The Cake is Alive o Il Compagno in Cube non possono essere riproposte banalmente, sembrerebbero finte e forzate. Essendo il nostro obiettivo ovviamente quello di creare il miglior gioco possibile, abbiamo incluso tutte le cose che ci sono piaciute, ci hanno resi felici, ci hanno divertito, sono buffe o sono strane. Noi abbiamo provato a buttare dentro al gioco tutto questo, poi sarà il mondo a decidere se la nuova torta sarà una bugia o no. Considerando il gioco in se stesso, andando a confrontare tutte le mappe, vedremo che queste saranno esattamente le stesse. La stessa esperienza, lo stesso aspetto, saranno davvero indistinguibili. Le differenze cominceranno se consideriamo che la versione PlayStation 3 si comporterà esattamente come quelle PC e Mac, grazie all'introduzione di Steamworks su PlayStation 3. Che ci permetterà di avere regolari aggiornamenti del gioco, elemento che ci consente il cross-platform tra le diverse piattaforme, essendo tutte aggiornate contemporaneamente. Oltretutto, se acquisterai una copia PS3 del gioco, basterà registrarsi a Steam per poter giocare a Portal 2 anche su PC. Questo è il modo in cui ci piace lavorare e credo che noi abbiamo imparato molto da questo, ma anche Sony ha imparato molto e il risultato è quello che stiamo per vedere. Amiamo lavorare a piccoli passi e sperimentare diversi approcci. Abbiamo cominciato con le mutazioni di Left 4 Dead 2, per esempio. Ogni due settimane riusciamo a pubblicare le idee della comunità su PC e Xbox 360 nello stesso giorno, perché il modo in cui la 360 lavora per ora ci permette di fare questo. Questo è il primo esempio di contenuti degli utenti su console. Adesso con Steamworks su PlayStation 3 sperimenteremo le potenzialità di questo metodo su console. La modalità singolo giocatore comincerà con voi che verrete portati indietro, o meglio Portal finisce con voi che venite riportati nella vostra camera e da questa situazione rivivrete le gesta di Jill. La modalità co-op sarà invece posteriore a questi eventi, avrà delle mappe uniche studiate appositamente per la modalità cooperativa, con una storia indipendente. I due protagonisti saranno infatti dei robot e dovrete scoprire cosa succederà loro. In ogni progetto cerchiamo di partire da un elemento di novità. Per esempio per Portal 2 i ragazzi dietro a Six Axis ci hanno parlato del loro controller e di come creare contenuti speciali che lo sfruttino o persino vedere se integrarli nel gioco può avere un senso. Credo sarebbe davvero bello farlo. Da questo abbiamo imparato molto a riguardo il motion controller e vedremo se saranno inseriti in un futuro update. Faremo un passo alla volta e vedremo come poi procedere. Loro hanno fatto molto lavoro per noi e speriamo di riuscire a sfruttarlo in futuro.
But I think we can put our differences behind us. For science, you monster.